Bentornati amici della cucina per tutti per questo nuovo appuntamento. Vi chiedo scusa innanzitutto per l'assenza di Giunio, ma sono stato molto impegnato. Oggi però siamo tornati per celebrare insieme la stagione estiva. Siamo a giugno, il 21 di giugno è passato ormai da qualche giorno. E cosa facciamo oggi di buono e di fresco dei ghiacciami fatti in casa? Molto semplici da realizzare, ma molto golosi per delle nostre merende fresche. Siete pronti quindi di vedere qual è il procedimento completo per andarle a realizzare? Bene, allora seguitemi perché questo è un tutorial e mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Questi sono gli ingredienti che utilizzeremo. Faremo tre gusti, tutti alla frutta, molto buoni. Allora, partiamo dall'anguria. Questa è un'anguria baby che io ho suddiviso a metà. Qui invece abbiamo 30 g di zucchero, sono l'equivalente di 6 cucchiaini. Qui abbiamo delle albicocche e delle foglie di menta, perché andremo a fare anche il gusto menta. E un bel bicchiere d'acqua. Vediamo qual è il primo procedimento da fare. La prima cosa da fare sarà quella di recuperare tutte le foglioline di menta, andare a eliminare ovviamente quelle che sono un po' scure o non buone, perché dovremo fare l'infusione. Una volta che abbiamo tolto tutte quante le foglioline, diciamo dal bastoncino o dal rametto, possiamo andarle a tagliuzzare finemente. Possiamo ora sminuzzarle. Non vi preoccupate perché noi dobbiamo solo andare a creare ora il sapore, il gusto, ma una volta che abbiamo recuperato tutto il sapore dalla menta andremo a filtrarlo, quindi non vi preoccupate. Allora, con la menta ci siamo, la andiamo a mettere in un pentolino, dopodiché mettiamo tutto il bicchiere d'acqua e metà dei 30 g di zucchero, quindi 15 g. Siamo ora pronti per accendere il nostro fornello a induzione. Dobbiamo far andare l'acqua insieme alla menta e allo zucchero a bollore e lo lasciamo andare da quando comincia a bollire per un quarto d'ora, così dalla menta tiriamo fuori tutto il sapore pieno per far venire fuori un ghiacciolo veramente fantastico. Sta cominciando a bollire, lasciamola andare e mescoliamo. Vi dico già che il profumo, ragazzi, Lasciamo ora andare la menta e occupiamoci delle albicocche. Dovremo andare a togliere ovviamente il nocciolo interno, quindi dividiamo a metà l'albicocca, come vedete molto semplicemente andiamo a togliere il nocciolo e mettiamo da parte i nostri frutti. E quindi dopo averle private del nocciolo e averle precedentemente lavate, ovviamente, le mettiamo da parte e andiamo a prendere anche la nostra bella anguria. Andremo anche in questo caso a pulirla togliendo tutta quanta la buccia. Quindi mi raccomando, un bel coltellaccio. Con lo sciroppo con la menta ci siamo, quindi io vado a spegnere il fornello e lascio raffreddare, perché ovviamente non possiamo mettere l'acqua insieme alla menta nello stampo caldo, perché altrimenti sembrerebbe rovinare sia lo stampo che di plastica, ma ovviamente anche il freezer non ringrazierà sicuramente. Continuiamo con la lavorazione della frutta, in questo caso dell'anguria, e poi vediamo qual è il prossimo procedimento da fare. Io sto andando a tagliare a cubetti l'anguria. Ovviamente qual è il lavoro che dobbiamo fare? Principalmente andare a togliere tutti quanti i semini, perché quando lo andremo a frullare ovviamente non vogliamo trovarci tutte sorprese. Ok, tutti i semini sono stati tolti, ho finito di porzionare anche l'anguria, nel frattempo mi sono tolto via il fornellino ad induzione. Allora, ho preparato un mixer perché dovremo andare a frullare questi cubetti, poi lo faremo anche dopo con le albicocche. Allora, potete scegliere due modalità: se avete una macchina per centrifugare la frutta e quindi volete rendere, diciamo, il ghiacciolo proprio liquido, potete utilizzarla. Io preferisco mixarla in un robot da cucina perché in qualche modo qualche piccolo pezzettino, la purea fondamentalmente, rimane e mi piace di più. Allora, prendiamo i cubetti di anguria e li andiamo a inserire nel nostro mixer. Vi ricordate che erano rimasti 15 g di zucchero? Bene, è arrivato il momento di utilizzarli.
e metterli insieme ai cubetti di anguria. Chiudiamo il robot, pronti via, mi raccomando, frullatevi per bene. Perfetto, abbiamo terminato. Vi faccio finalmente vedere anche gli stampi per fare i ghiaccioli. Vi metterò anche in descrizione il link, perché questi li ho acquistati su Amazon. Allora, andiamo a prendere quindi la nostra brocca, diciamo il nostro mixer, e cominciamo a riempirli in questo modo. Ecco fatto. Allora, battiamo un pochino sul tavolo in questo modo, così tutte le bollicine usciranno. Io ne ho riempiti solo due, perché i successivi quattro andranno riempiti, due con l'albicocca e due con l'infuso di menta che abbiamo preparato. Io, come vedete, ho preparato un po' di anguria in più, comunque fa caldo, e siccome dovremmo aspettare almeno 7-8 ore prima che i nostri ghiaccioli si andranno a congelare, in questo qua lo metterò in frigo e fra un paio d'ore, visto che è pomeriggio, sono quasi le 4, me lo vado a gustare bello fresco. Però lo metto in un recipiente, perché qui andremo a frullare anche le albicocche. Dai, vediamo come fare. Intanto vi faccio vedere, ho recuperato circa mezzo litro di frullato di anguria, che chiudo con la pellicola, l'ho messo diciamo in una brocca dove metto il vino e la vado a riporre in frigorifero. E dopo aver lavato il mixer vado a prendere i nostri pezzi di albicocca e vado anch'essa ad inserirli dentro. Qui zucchero non ne mettiamo, perché ho già assaggiato prima, le albicocche sono veramente dolci. Dai, frulliamo anche queste e poi mettiamo tutto nello stampo. E anche con le albicocche ci siamo. Riprendiamo gli stampi. Vedete quello che vi dicevo? È una purea, non è liquido, quindi è ancora più buono secondo me. Anche con l'albicocca ci siamo, quindi mettiamo da parte gli stampi. E intanto mi sono preparato l'infuso di menta. Prendiamo un colino e andiamo a filtrare il tutto. Tutta la menta che vi rimane sul colino, mi raccomando, strizzatela bene, così gli ultimi sapori verranno proprio fuori, verranno sprigionati. Benissimo, l'infuso è all'interno dello stampo, ho richiuso il tutto, però una cosa importante, prima di farli andate a controllare nel vostro congelatore che ci sia spazio abbastanza. Detto questo, li andiamo a riporre quindi nel freezer per almeno 8 ore e poi li possiamo andare a gustare, quindi ci vediamo dopo. Dopo tutte queste ore finalmente di attesa, i nostri bei ghiaccioli sono pronti, guardateli un po'. Si sono ben ghiacciati e dai, sicuramente è una soddisfazione farli in casa. Allora, ora si deve fare la prova dell'assaggio. Venite un attimo qui vicino, io per goloseria voglio assaggiare quello all'anguria. Allora, questo tra l'altro si può staccare, come vi ho detto vi metterò il link in descrizione. Ora andiamo ad aprirlo e assaggiamo. Guardate un po', guardate che bel ghiacciolino. Oh, profumo di anguria un sacco, sentiamo un po'. Ragazzi, buonissimo, ora lo metto un attimo via che così concludo il video insieme a voi. Ma sono fantastici, farli in casa è una grandissima soddisfazione. Poi con questo caldo fuori, magari un bel ghiacciolino, per chi di noi ha una piscina, si fa una merendina molto fresca. Mi raccomando allora ragazzi, iscrivetevi al canale ancora se non lo avete fatto, seguitemi su Instagram la cucina per tutti 1.0, perché vi aggiorno su tutte le video ricette che pubblico qui sul mio canale YouTube, e noi ci vediamo alla prossima ragazzi. Ora io veramente vado in piscina per finirmi questa bella preparazione e quindi questo bel ghiacciolo. Ciao ragazzi, alla prossima!